If you like Mudor video, you will love Mudor Live. Link in the description below. Grazie, Topolone, per i due. Scusami, vecchio. Tra pesaresi si fa così, capito? Ok. E perché a Pesaro, quando devi salutare un altro pesarese, si fa il verso della gallina. Abbiamo preso la Ferrari 500 GT. L'abbiamo già presa? No, a me manca un punto. What the fuck? Perché? Ma te l'hai fatta la foto quando siamo andati sul coso? Catto una foto in cima. Ah, così a culo? Ah, no. Non l'avevi fatta? Dove? No. Quando? Questa? Chi? Dove? Nel vulcano. Ma sopra culo così, eh? Psych! Ah, devo fare la fotina, vero? Vaffanculo, tanto dovrebbe andare bene. Ma se non me la mandi, non la vuoi. Da te ti mando la foto del cazzo. Faccio una polaroid al mio pene, ho capito. Faccio una polaroid e te la mando quando vengo a casa tua. No, non mi rompere il cazzo. Non mi devi veramente rompere il cazzo. Tanto me la appoggi. Oh, ho sbloccato l'omino di marzapani. Pan di zenzero. Allora, fra, che ci rimane? Ci manco quanti punti dobbiamo arrivare? Dobbiamo arrivare a 65 punti. 45, ce ne mancano 19. Comunque, andiamo a fare il trial, vecchio. Sportive retro B700, vecchio. Sportive retro B700. Aspetta, ma com'è? Su strada? Circuito, serie di gare su strada, ok. B, ho detto. Che cazzo ho detto, raga? Non mi ricordo cosa ho detto io, però. B, io riprendo la Skyline GTRV Spec 1993, che l'avevamo fatta. Ah, riprendi prima. Lei? Ah, certo. Fra, easy, riprendiamo lei, allora. Cos'è quella affare, raga? È un coltello farfalla da allenamento, quindi la lama non c'è, solamente per imparare. Atom, siamo in 5. Che devo fare? Hai fatto caso che ci sono i fiocchi di neve sullo schermo, se sei nel vulcano? Nello schermo ti vengono i fiocchi di neve. Bello. Carino. È mia auto preferita, per ora la Mustang cancelletto 88, com'è che si chiama? Numero, non è cancelletto, è numero. Mocca mamma, tu stronzo 88. La mattina la povera Carla mi ha mandato un messaggino, topina. Che t'ha scritto? Mi ha scritto, buongiorno, mi devo fare l'abitudine a svegliarmi e non trovarti in casa. Bro... Let's go. Tizio, molto pulita quella curva, devo dire. Mi è venuto qualcuno dietro, una macchina rossa, non so chi era. Scusa, Fra, non ha girato la macchina. Pezzo di merda. No, vecchio, non ha girato la macchina. Hai visto che tanto... Fai schifo. Sono no, andato ma... schifo, sono andato fuori anche io. Soltanto per arrivare più prima di me. Ma sei te davanti. Guarda. Fra, ero mi lì. Ma... che schifoso. Guarda. No, ti ha spinto. Che schifo. Ma ti temi, puoi toccare quanto vuoi. Ma è minorenne, bro. Non lo dire. Ha il consenso. Tieni, Matti, ti rimetto in dritta. È già iniziato il secondo giro? Yep. No, non me la intraversare, grazie. Sbagliato in pieno. Vabbè. Io vecchio, io qui non ho fatto niente. No. Dai, fra, veramente. Soltanto la curva. No, bro, non ti ho tagliato niente. Mi hai soltanto chiuso la curva e basta, ma vabbè. Contento te di arrivare prima degli altri in questo modo. Mamma mia. Fare una partita. Intanto farei o ci sta facendo perdere punti? Vabbè, quello sai. Ah, è vero che la difficoltà è imbattibile comunque, eh? Mm-hmm. E comunque... Paramatti. A parte Farelli, è la prima volta, quindi ci può stare, però noi... Bummi! Porcaccio! Dai, perché dopo io ste robe le devo censurare su YouTube. Scusami, ho capito, no. Però cioè, a un certo punto ti fanno incazzare, cioè ti fanno prendere proprio... Matti, però se te non la prendi piano, veramente!
Ma perché la dovete trollare all'ultimo? Guarda, guarda, per colpo di buon. Abbiamo perso, abbiamo perso. Non ci credo, guarda. Regà. Siete veramente degli asini, fatevelo dire però, mamma mia. Pur di superare tra di noi, trollate. Ma un conto è come si stava facendo ora io e te. Sì, ma le posizioni erano quelle, non è che ci entravamo forte. Però regà, non trollatela. Era tipo un era un troccaccio così. E poi io ho un coltello farfalla e devi stare veramente molto attento. Carina però come macchina per essere una B700, eh? Stai veramente minacciando i tuoi follower con un coltello a farfalla. E Gumi, vieni qui! Parlare, non puoi dire niente, te! Tu non sei la mia mamma! Come stai, Gumi? Bene, voi? Hai staccato la live? Sì, vado a mangiare qualcosina e che poi... Che mangi di buono? Penso che mi farò... Il coltello. Penso che mi farò... Ma? Comi! Cami! Mamma mia, com'è andata oggi? Bene, molto bene. Ho provato a arrancare su Arena e mi mette solo quei bot. Ho provato a arrancare in normale e l'ho trollata io. Beh, che dire. Già, una giornata normale. E tu vedo che continui a prendere pali. Capito, ma Matti si schianta contro di... Io ve lo giuro, raga, io come regalo per Natale, raga, vi mando un sicario a casa, ve lo dico, Mamma mia, ve lo mando. Quando è che scarichi forza, Kumi? Ma sai che ci ho pensato? Veramente? Giuro, a me piacciono i giochi di corse. Oh, fra! Tizio, l'hai sentita, vero? Scusa, non posso, sto guardando un Captain Muso davanti a me e mi sta dando fastidio. Aiardala, tizio, dai, guardala! Tizio, segui la mia scia, cazzo, ci riprendiamo tutti quelli che non... Scusa, Kumi. Ho capito, scusa, Kumi, dicevo, fra, come hai fatto a superarla? In che cazzo di mappa stai giocando? Senza un volante la vedo dura, tranquillo che c'ho gli amici anche per quelli. Ma guarda che... No, ma il volante non è obbligatorio. In realtà, no, guarda, il volante non è obbligatorio. Ah, e allora vaffanculo. Cioè, il gioco nasce per joystick, in realtà. Col volante te lo godi di più. Sì. Ma niente di... In che senso? Tu, cioè, godi di più con il col volante? In che ti prego, non diventare come... Regà, dov'è che ve lo mettete il volante voi? Non lo so. Io in genere ce l'ho sempre sulle gambe il volante. What the fuck? Tizio, che cazzo di volante hai? Sono piccolino io, appunto, scusa, Bumi. E allora come cazzo ci arrivi? Raga, ecco, con lo scaleo. Vabbè. No, veramente, sapete che forse ho un mio amico che lo svende, un volante? Ti sto pensando. Attenzione! Ma scusa, perché non giochi a... Qual è l'altro non gioco? Dire assetto corsa, non dire esatto. Assetto corsa, non dire assetto stavo corsa. Per dire quello. Bannatela. Perché mi fa cagare? No, perché tipo io quando lavoravo da GameStop avevano detto che per eccellenza era uno dei migliori. Scusate, di guida. Non diamoci noia. Ok. Scusate. No, non te, Kumi, noi in gara. Scusa. Dicevi, GameStop dicevano che uno dei migliori simulatori. Ma Forza non è un simulatore. Più arcade. Più divertente, Forza. Sì, Forza è divertente, sì. Basta. E assetto Forza cos'ha che non va invece? È un simulatore. Cioè, tipo, qui su Forza, se vuoi modificare un carrettino delle merende e andare in una città a schiantarti contro le persone, lo puoi fare, capito? Loro. Ho capito, ci sta. Duro. Stavi cercando di schiantarti contro le persone in quel caso. No, non mi sarei mai permesso. Oh, comunque, ma Farelio ha acceso il controller, perché adesso mi viene un dubbio, però. Non lo so. Impennare con Lisetta. È vero. Poi io su sti giochi tryhardo male, raga. Sì, te tryhardi su qualsiasi cosa. Cioè, l'altro giorno giochiamo cazzo a golf. Stavi tryhardando come non so cosa. Non è vero. Sono pure non è vero. Modo, cioè. Ma poi cosa vuoi? Abbiamo giocato insieme e abbiamo pure vinto. Stai zitto. Mamma mia, batti il 5. Che 5? È 5 di merda. Raga, io il 5 lo do con la gola. Tryhardo pure su... Ma? Tryhardi pure? Su uno. Vabbè, su uno si tryhard, ragazzi. Nel senso, si ride, si scherza. Parlavamo di gioco, ma uno è uno.